Ciao a tutti, in questo video voglio parlare delle 18 regole del Dalai Lama per vivere bene e per essere felici. La prima regola è questa: tieni sempre conto del fatto che un grande risultato o un grande amore richiede sempre grande energia. E richiede anche un grande rischio, quindi se tu vuoi amare ed essere amato devi metterci tanta energia e renderti conto del fatto che ci può essere anche un grande rischio. Così si dovrebbe vedere meglio. Il secondo principio fondamentale: quando perdi, non perdere la lezione. Vuol dire che puoi perdere un sogno, ma non devi perdere la capacità di sognare. Il terzo principio è questo, il principio delle tre R. Devi avere rispetto per te stesso, rispetto per gli altri e la responsabilità delle tue azioni. Il karma, cioè le azioni che noi facciamo, dipendono esclusivamente da noi. Il quarto punto è questo: ricorda che talvolta non ottenere quello che tu desideri può essere positivo, perché ti può aprire la strada per nuove consapevolezze e per spingerti, motivarti a fare qualcosa di più. Dicevano che esistono nel buddismo tibetano le terre pure, sono terre abitate da esseri puri, quindi esseri che hanno eliminato i veleni mentali in buona sostanza. E molti gli abitanti delle terre pure, quindi vivono senza difficoltà, dicono, secondo le tradizioni del buddismo tibetano, che credono che in fondo sulla terra le difficoltà ci aiutino a poter sviluppare in modo più rapido la nostra spiritualità, quindi si può imparare di più. Questo è. Il quinto punto è interessante, dice: impara le regole per capire in che modo le puoi infrangere. Il sesto punto riguarda l'amicizia: non lasciare che una piccola disputa possa rovinare una grande amicizia, dai valore all'amicizia. Il settimo punto afferma che quando hai commesso un errore, ti rendi conto di aver commesso un errore, agisci subito per rimediare, non lasciare che le cose vadano avanti, perché talvolta succede un effetto valanga. Se tu togli subito quella palla di neve all'inizio, riesci a correggere subito il tiro. L'ottavo punto riguarda come essere in armonia con se stessi. E dice di trascorrere ogni giorno un po' di tempo da solo con te stesso, da sola. Il nono punto riguarda i valori: puoi cambiare, ovviamente le cose cambiano, ma i valori principali devi tenerli saldi, le cose che veramente per te sono importanti. Il decimo punto riguarda il silenzio, il valore del silenzio. Talvolta la migliore risposta è proprio quella del silenzio, l'assenza di risposta. Undicesimo punto riguarda la vita. Cerca di vivere una vita buona
in modo che da anziano avrai anche la possibilità, ricordandotela, di rigioire di nuovo, hai la capacità di rigioire. Il 12° punto riguarda la capacità di accoglienza. Accogliere con amore chi frequenta la tua casa, chi ti frequenta, è fondamentale per essere felici, deve diventare un must nella tua vita. Il 13° punto riguarda i disaccordi. Quando sei in disaccordo con una persona, concentrati sul motivo del disaccordo e cerca di risolvere il problema. Non guardare il passato, soprattutto, e non giudicare la persona. Il 14° punto è importante. Dice: condividi con gli altri la tua conoscenza. È un modo per raggiungere l'immortalità. Il 15° punto riguarda il rapporto con la Terra. Tratta bene questo pianeta perché tu ci vivi. Noi spesso questo non facciamo. Sporchiamo, distruggiamo, roviniamo, inquiniamo. Il pianeta è la nostra dimora, è un'entità, dobbiamo trattarla con rispetto. E veniamo poi al 17° punto, che invece riguarda il rapporto con se stesso, con se stessi. Dobbiamo imparare ad amare noi stessi, perché se non amiamo noi stessi non riusciremo ad amare neanche nessun altro. Quindi amiamoci perché meritiamo di amarci. Il 18° punto riguarda il successo. Il successo che ho ottenuto per fortuna non è vero successo. Il vero successo si misura in base a ciò che, agli sforzi che hai fatto per ottenerlo e anche a ciò che hai dovuto rinunciare per ottenerlo. Ecco, questi sono i principi del Dalai Lama per vivere meglio. Lascia i commenti qua sotto, iscriviti al canale e metti un like. Ciao!